Ciao a tutti amici nerazzurri, eccoci tornati con una nuova edizione del TG Flash Internews. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale, cliccando semplicemente sul tasto iscriviti che trovate sotto al video e attivando le notifiche per essere avvisati all'uscita di tutti i nuovi contenuti. Ma veniamo al dunque, l'Inter dopo la vittoria contro il Benfica sta dimostrando di voler continuare ad imporsi in Europa, sulla scia degli ottimi risultati della scorsa stagione, e proseguire la scalata nel ranking UEFA. Infatti, già nel prossimo turno potrebbe compiere il sorpasso sul Manchester United, attualmente settimo ad un solo punto di distacco. Tra gli obiettivi c'è ovviamente anche la qualificazione al Mondiale per Club 2025. Al momento però la testa torna sul campionato. Sabato alle ore 15 i nerazzurri accoglieranno a San Siro il Bologna dell'ex Thiago Motta e Inzaghi sta ragionando sul turnover. Marcus Thuram, che si è reso decisivo proprio contro i portoghesi, potrebbe rifiatare a favore di Sanchez al fianco di Lautaro Martinez. Attenzione alla situazione infortuni, sono ancora da valutare le condizioni di Davide Frattesi, che Inzaghi spera di riavere a disposizione per la sfida di sabato contro i rossoblù. I nerazzurri contano di arrivare alla seconda sosta per le nazionali in vetta alla classifica. Per qualsiasi altro aggiornamento sul mondo Inter vi aspettiamo in diretta a partire dalle ore 18 con Interchat e potete continuare a seguirci sul nostro sito internews.it e scaricare gratuitamente la nostra app. Ci vediamo dopo! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.